è particolarmente attento al tema della sicurezza. Dal 2017 è stata istituita un'apposita commissione, Commissione sulla sicurezza, che io ho l'onore di presiedere, che si occupa della sicurezza in senso lato. Ovviamente dobbiamo dare, la nostra è una federazione sportiva, quindi dobbiamo preoccuparci di quella che è la sicurezza negli impianti sportivi, la sicurezza durante le attività agonistiche, ma anche quella che è l'utenza stradale, naturalmente. Il problema non è assolutamente semplice, anche perché ci rivolgiamo ad un'utenza estremamente varia per età, per tipo di mezzo utilizzato, per tipo di traffico e quindi di tracciato stradale. Dobbiamo preoccuparci veramente di un mondo estremamente complesso. Oltretutto non è particolarmente facile riuscire ad avvicinarlo, perché abbiamo i giovani che sono quelli più recettivi, capiscono subito e sono in grado di, non avendo esperienze pregresse, sono in grado subito di assorbire le informazioni che ricevono durante attività come questa che voi avete appena concluso. Parlare invece con i motociclisti, chiamiamoli esperti, diventa estremamente complicato. Tant'è che una delle incidentalità di cui parlavamo prima, se per Cadilli ne ha accennato, noi abbiamo un'incidentalità particolarmente preoccupante che riguarda i motociclisti esperti o i motociclisti di ritorno, cioè persone oltre i 45 anni che acquistano una motocicletta con prestazioni particolarmente performanti, ma in realtà una motocicletta ad oggi con 100-150 cavalli non è la motocicletta che si poteva acquistare 40 anni fa con 15 cavalli. Parliamo di due cose completamente diverse, per cui occorrerebbe addirittura ritornare a scuola guida, se fosse possibile. Ovviamente parliamo di cose che non esistono. Io vi vorrei concludere in questo modo, vorrei ringraziare tutti, proprio tutti, che in tante regioni, in tante città, in tanti istituti scolastici ci danno una mano in questa nostra battaglia, che è una battaglia comune. Vorrei però chiedere ai ragazzi che oggi abbiamo qui presenti, vorrei chiedere a voi di ringraziare i vostri insegnanti, formatori, dirigenti degli istituti scolastici per questa opportunità che vi hanno dato. Voi oggi non ve ne rendete conto, però ciò che avete assorbito durante questi incontri e questi corsi vi torneranno in testa fra qualche anno, quando diventerete utenti della strada, in bicicletta, con le motociclette, con le auto, in qualsiasi modo, vi torneranno in mente e probabilmente ringrazierete per aver fatto questa esperienza. Ve lo dico non come in maniera astratta, ve lo dico per esperienza, perché dovete sapere che quando attività molto simili a quelle che voi avete svolto sono state svolte dalla scuola negli anni passati, fino al 2013, voi sapete che la Federazione Motociclistica con oltre 600 formatori era presente nelle scuole e svolgeva delle lezioni di educazione stradale, che non era soltanto la segnaletica stradale, ma era prevalentemente ciò che diceva prima giustamente il dottor Cardilli, l'insegnamento all'educazione e alla sicurezza, cioè alla prevenzione del rischio, alla consapevolezza del rischio. Beh, noi abbiamo avuto sull'onda di quegli anni, abbiamo avuto un minimo sull'incidentalità stradale negli anni successivi. Poi purtroppo per motivi che non dipendono da noi, dal 2013 questo percorso si è interrotto e l'incidentalità è riaumentata. Per cui voi adesso appartenete a quel gruppo fortunato e privilegiato di utenti, voi e i vostri compagni che non sono presenti, che hanno avuto questa opportunità. Utilizzatela nel migliore dei modi, con i miei auguri.